Benvenuti amici in questo nuovo episodio di Fiere Hunger. Oggi da soli andremo a provare la Randomizer mod. Come vedete ho scaricato questa mod da internet e qua ce ne sono tantissime. E questo significa tanti video. Mi raccomando, lasciate subito un bel mi piace e iscrivetevi, così non vi perdete i prossimi episodi. Noi facciamo subito un new game. Allora, cosa fare però in questa Randomizer? Tutto sarà, mi ha spiegato Rick, sarà tutto random. Quindi anche se noi clicchiamo un pulsante in un muro potrebbe venire fuori Grogoroth e ucciderci. Comunque, qual è il nostro obiettivo in questa randomizer? Quantomeno arrivare da Legard e finire il gioco con il finale più semplice. Ovviamente, me l'ero quasi dimenticata questa qua. Andiamoci a prendere l'Outlander. Ovviamente, questo è il nome. Non saltiamo l'intro perché mi serve sicuramente Dash. Siamo tornati. Mamma mia, mi mancava questo gioco. Mi mancava soffrire. L'unica cosa che mi interessa qua è Dash. Quindi non sbagliamo la prossima scelta. Ok, corrigli subito dietro. Dash, perfetto. Perfetto, lo salviamo nel file 99. Ok, siamo già partiti benissimo. Allora, almeno abbiamo Dash. Perfetto. Ora arrivano i lupi. Cos'è, io entro qua dentro? Ok. Qua ho visto che noi abbiamo, mi ha spiegato Rick, degli oggetti anti-bug. Tipo questo qua, Ex Altiora. Immagino se ci blocchiamo possiamo usare questo dirigibile, direi. Perfetto. E quest'altro cos'è? Alchemilia volume 1 di Teche. Ma che cazzo? Riusiamo l'oggetto di prima che ci dovrebbe... Quindi in teoria questo qua ci teletrasporta in un posto casuale. Dove siamo? Tomba degli nuovi dei? Almer. Ok, riusiamolo. Cioè, praticamente potrei andare a caso all'infinito. Ci ha riportato qua. E arrivare direttamente da Legard. Ma noi non faremo così. E la madonna! Allora, vediamo di fare le cose per bene. Noi entriamo qua e ci teletrasporta. Perfetto, questa sarà molto lunga. Sarà molto lunga. Allora, per forza, per uscire da qua, adesso, dobbiamo per forza usare questi. No, sono Amabra. E come esco da qua? Clotud, ok. Alla fine noi arriveremo sicuramente con un equipaggiamento spaventoso. Dov'è finita l'armatura che ho appena trovato? Quindi quello che trovi è anche casuale, quello che ti va nell'inventario, effettivamente. No, vabbè. Che casino. Ok, in roll. Dai, pian piano ci stiamo arrivando. Allora, ci servono le chiavi di Trortur. Il Chromeholder, ok. Che doveva essere, in teoria, super di qua, no? Imboscata. Perfetto. Oh, è vero, non è Trortur. Però... Questo lo facciamo secco. Che cazzo era sto attacco? Ma che cazzo? Perché? Ma sono attaccato. Oh! Questo mi uccide. Non... No, mi può attaccare, no? No. François! Ehi, sono già qua. François? Ah, ok. Oh! È vero che c'è Moonless. Ah, però non abbiamo la carne. Come diavolo facciamo? Ma c'è almeno? Sì, c'è. Ah, no, non è Moonless questa, però vabbè. Oh, che arma c'ho? Ma che cazzo? Ma che arma ho equipaggiata? Non era questa l'arma, comunque va bene. Mi dispiace, Moonless, davvero. Ok, teletrasportiamoci via da qua. Sì, se ci portasse nel luogo giusto. Allora, siamo di nuovo nella inner hall. Va bene. Allora. Cavolo. Oh! Ma è un po' strano questo che possa succedere, secondo me. Sono contro me stesso. Va bene. Però quest'arma è forte. Ma poi che altro effetto dà? Comunque, va bene. Se ci lascia questa come arma non è male. I compagni però non li prenderemo mai così. Va bene. Ho ucciso me stesso. Perfetto. Perché tu sei ancora in piedi? Invincibile. Oh! È tornato in vita! Ma che cazzo? Niente. Invincible. Va bene. Lui non può essere ucciso. Vediamo.
Ah, di nuovo. Perfetto. 2000. Quanto ho fatto? Lui è invincibile. Tu invece? I cloni, cazzo. Anche te immagino, quindi sarai Ragvald. Ah, no, lui no. Attenzione, lui no. Lui no. Ciao, Enki. Che mi è successo? Vediamo. Con la Moonless. Miss, perfetto. Ma che cazzo. Non mi sa di nuovo? Ok. È morta. Va benissimo. Ciao, Enki. Guardia. Questa è molto peggio in realtà di quello che doveva essere. Però io ho visto che ho delle skill. Cos'è Inner Juices? Cosa sarebbe? Tutti fanno sta cazzo di... Perché io da un po' che non gioco. Non mi ricordo che cazzo di magia era veramente quella lì. Ditemelo nei commenti, per favore. 39, non lo userò mai più. Sono finito. Perfetto. Vabbè. No! Ma che cazzo? Meno male sentiamo solo il rumore, va là. Oh, può anche finire adesso, secondo me, questa agonia. Ah, però lo status me lo lascia, giustamente. Primo passo per arrivare da Legard. Vero? Sei Trortur? Oh, porca puttana. È finito il gioco, qua siamo diventati nuovi dei e questa è tutta la roba finale, dove tramandiamo le nostre leggi, quelle cose che vi ricordate anche voi. Mamma mia. Questo è molto più random di quello che credevo. Ah, quindi innescare il combattimento contro Ortur mi fa finire il gioco praticamente. Ci serve una botta di culo che questo ci teletrasporti proprio lì. Vabbè. Vabbè. Sono nel basement. Attenzione. Chissà dove ci porta qua adesso. No. Ah, aspetta, ok, mi posso sbaggare però, eh. Oh, l'Iron Shakespeare. Forse potremmo buttarlo giù con niente. Magari è una guardia di merda o qualunque altro essere schifoso. Attenzione. È una porta di metallo. Che ci sta, in effetti. Vabbè, lasciamo perdere, vai. Ah, vuoi sconfiggerci? Attenzione! La porta di metallo è in piedi davanti a te. La porta è troppo forte per te. Oh! Perché cazzo ha due teste adesso? Voglio vedere questo corvo a due teste che non è lui. Vabbè. Vabbè. Ok, questi fanno male. In effetti lui faceva male. Gli ho dato anche avvelenamento, non so come, però... Oh, un altro colpo e sono finito. Un'altra porta, giustamente. Ma che cazzo? Voglio vedere. Ah, non ho... Ok, non ho più nulla. Ah, smetto di respirare, fine. Ok, io guardavo nella mod prima, come si fa a finire il gioco se le stanze non tornano? Cioè, capisco gli oggetti, le armi, le mosse che possano essere random, i nemici, insomma. Però, che lo fossero anche le stanze, rendeva il gioco impossibile. Allora l'ho configurato e ho provato a metterlo in off. Voglio capire se funziona! Funziona così! Ok, forse il gioco riusciamo a finirlo davvero in questo modo. Ora le stanze tornano. Ora facciamo una speedrun per andare dalle guard. Intanto è tutta fortuna dopo. Ok, siamo alle prigioni. È andata bene, dai. Adesso per andare dalle guard, se non sbaglio, dovevamo andare su e c'era la scala chiocciola, no? Se la mia memoria non mi inganna, ovviamente. Questa? Sicuramente... Oh! Benissimo. Ti prego, dimmi. Va bene. Poteva andare peggio. Poteva andare peggio. No, così però no. No, ha tirato fuori il pesce dalla manica. No, basta. No. Ti prego, sono arrivato fin qua. Non so. Oh!
Oh, cosa? È venuto in soccorso. Blood Golem. Ok, una pignatta anche. Andiamo sul sicuro e facciamo secco il... Vabbè. Da dove è uscito il Blood Golem? Dai. Sì, sì. Ok, ok, basta scendere le scale adesso. Oh mio Dio, quanto mi ci è voluto. Siamo curati al massimo, non abbiamo problemi per adesso. Cosa c'era qua dentro? Non voglio saperlo. Non era quale guard. Era più... Perché questo è morto? Le cose random che spawnano? Questo infatti era spawnato random prima. Se lo uccidiamo muore effettivamente nel posto in cui è. Questo non lo sapevo. Adesso, per favore. Merda, è vero, c'è lei. Ok, fottuta. Fammi entrare, fammi entrare. Ce l'abbiamo fatta. Non ci posso credere. È ancora vivo e noi lo facciamo fuori. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Non è stata facile. Non è stata facile. Grazie a Dio sono riuscito a togliere l'impostazione che randomizzava anche il posto in cui andavamo. Ora Ragnar si incazza e lo strozza a morte. Perfetto. E noi dobbiamo uscire per il finale. Non era così facile. Vabbè. Oh, oh! No, 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 no. Via tu. Giusto, la fine, dobbiamo fare tutta la adesso, cercando di morire. No, la Black Witch. Non ci posso credere, proprio adesso. Oh, che cagacca. Oh, 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 no. Non adesso, via da qua. No, 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 per favore, no. No, per favore, non adesso. Non adesso, per favore. No. Non adesso, ti scongiuro. Oh, thanks, thanks God, thanks God. Sì. Ehi, venditore di Napoli. Ragazzi. Mamma mia, che vittoria. Ebbene sì, siamo riusciti a finire Fear & Hunger nella randomizer. Però manca del sapore a questa sfida, devo ammettere. Perciò vi posso già dire che ci sarà un episodio 2 multiplayer con il caro Rick. E perché no? Se arriviamo, ovviamente, lo dico così per dire, a 200 like, facciamo tutta una serie multiplayer con nostro caro amico Rick. Serie multiplayer che alla fine finiremo in 2-3 episodi, però si farà. E i 200 like mettiamoli anche per gli episodi di mod. Oltre che di Fear & Hunger 1, di Fear & Hunger 2 Termina, perché ci sono le mod anche su Termina. Bene amici, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace, entrate nel gruppo Telegram così possiamo parlare tutti insieme e ci vediamo al prossimo video.